Buonasera a tutti e benvenuti all'ultima puntata di Al Top Spettacoli, l'ultima naturalmente del 2003, prima delle festività natalizie. Come diceva la cantante gospel in apertura, il tema odierno è il Natale, però noi l'affrontiamo in maniera singolare, cioè parleremo sempre attraverso l'attualità dello spettacolo dei significati che questo evento cristiano ci propone. Ci saranno sì i canti di gioia gospel, ma anche il tema della solidarietà con la seconda parte del nostro viaggio nei teatri del Sud, e parleremo soprattutto di dialogo interreligioso grazie a uno spettacolo complesso e affascinante di cui forse intravedete alcune immagini, la cui messa in scena è stata curata dal regista Domenico Polidoro, che è qui con noi questa sera. Buonasera. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, io non ho detto però il titolo di questo spettacolo. Qual è? Nata nel saggio. È un dramma in versi di Ephraim Lessing, composto più di due secoli fa. Certamente. È un testo difficile, affascinante, nello stesso tempo. In sintesi, possiamo dire quali sono i temi, non l'intreccio che è abbastanza complesso, i temi di questo spettacolo? Ma nella sostanza credo che sia riassumibile appunto nel dire che questo testo tratta della difficoltà di queste tre religioni monoteiste, quindi il cristianesimo, l'islamismo e l'ebraismo, per quello che riguarda la convivenza in questa Gerusalemme medievale, dove invece ci sono alcune figure come appunto quello di Nathan, ma anche Saladino, che cercano invece di conciliare la possibilità di convivenza pacifica, di sciogliere un po' di tensioni. Esattamente. Perché, forse può sembrare pleonastica la domanda, ma la facciamo lo stesso, perché proporre oggi un testo che tra l'altro ha richiesto anche una messa in scena abbastanza impegnativa? Ma le ragioni del progetto sono molteplici, ovviamente. Rispetto a quello che mi chiedi, abbiamo cercato di proporre un testo che riuscisse a parlare la nostra contemporaneità, e quindi ci è sembrato che queste tematiche fossero in qualche misura attuali. Estremamente attuali. Allora, io adesso inviterei a vedere subito una sequenza che abbiamo montato da Nathan il Saggio, che ci propone alcuni spunti per una riflessione che faremo dopo aver visto questo montato. Vediamo insieme. Io, Saladino, colui che migliora il mondo, sono appena tornato dall'aver visto la devastazione della guerra. Per questo voglio che ci sia una tregua a Gerusalemme. Il tesoro finora consumato dalla guerra verrà donato ai poveri. Ebrei e cristiani potranno vivere in pace accanto ai musulmani. Non ti fidare dei cristiani. Hanno rotto la tregua una volta, lo faranno di nuovo. Il loro fondatore Gesù, la pace sia con lui, è il principe della pace. Ma i cristiani sono i re della guerra! Ecco perché faccio la guerra per vincere! Faccio quel che faccio perché Gesù non mi ha mai toccato con il suo sangue innocente. Che cosa accadrebbe se durante questa tregua Mosè, Gesù e Maometto ci apparissero e ci incessero di smetterla con tutte queste guerre? Il mondo allora ascolterebbe. Vuoi insegnarmi qualcosa che mi liberi da queste guerre di religione? Rifletti sulla creazione di Dio, non sulla sua natura, altrimenti perirai. Noi abbiamo cercato di fare una sorta di montaggio dei contrasti, diciamo così, basato sull'alternanza della sete di potere da un lato, la voglia di guerra comunque, in questa Gerusalemme al tempo dei Templari, e in contrapposizione comunque un'altrettanto innegabile presenza, cioè un anelito comunque di pace, di serenità, di dialogo, che comunque è impossibile soffocare. Può essere, è una delle possibili letture del testo di Lessing? Sì, sicuramente. Io credo che la cosa più, l'elemento più attuale, ma non perché è a ridosso della cronaca purtroppo tragica di queste giornate, ma proprio perché credo che sia una delle dimensioni più importanti dell'uomo, è non rinunciare alla complessità.
La guerra è un momento di semplificazione, cioè quando non si ha la forza di risolvere la complessità, allora si semplifica e si arriva ad un out-out. Ora, questo purtroppo è ancora nella nostra vita di tutti quanti i giorni, no? Cioè, sembra che viviamo un'epoca nella quale spesso e volentieri siamo tentati a semplificare. Forse perché la realtà è troppo complessa, forse perché siamo andati a velocità supersonica e quindi di conseguenza... Ecco, ma Nathan il Saggio, scusa se ti interrompo, prego. Nathan il Saggio come affronta questa complessità? Ma l'affronta esattamente da uomo, nel senso che si fa carico di tutti gli aspetti che sono dell'uomo e quindi di conseguenza non c'è un elemento, anche il più orribile, che non appartenga all'uomo e quindi non appartenga a noi e che quindi non possiamo comprendere e non possiamo non risolvere nel tentativo appunto di superare. Mi pare che lui dica a un certo punto, una battuta cruciale in questo senso, correggimi se sbaglio, dice a un certo punto Nathan, ricordo tutto ciò che ho visto. E forse per questo sono saggio, è una cosa del genere? Sì, credo che ci sia anche questo ruolo della memoria, questa funzione della memoria. L'immagine per noi, o per me, se si preferisce, di questo Nathan che ha subito già nel testo di Lessing una distruzione di tutta la famiglia, certo, bruciata dai cristiani. Non può che essere l'immagine dell'Olocausto, certo, oggi, un'esperienza che Lessing ancora non aveva nemmeno forse immaginato nella sua tragicità, ma che noi dobbiamo in qualche misura riproporre. Aver memoria di questo significa, io credo, operare in maniera che ciò non accada, non più. Accada più. Scusa, io ti interrompo nuovamente perché voglio proporti una classifica in cui abbiamo sintetizzato le qualità che uno spettacolo a tema religioso dovrebbe avere. In realtà sono suggerimenti che poi ci ha dato un tuo collega, il regista Antonio Calenda. Vediamolo subito questa classifica. Volentieri. Secondo Calenda, queste sono le qualità al top, riferimenti all'attualità, secondo uno spettacolo a tema religioso ci dovrebbe essere riferimenti all'attualità, e qui ci siamo, mi pare che condividiamo. Attori di carisma, dove non necessariamente immagino significhi attori di nome, ma immagino di carisma, ecco. Coinvolgimento del pubblico e interpretazione critica del regista, e anche su questi due punti io posso testimoniare che Nathan il Saggio li ha realizzati, cioè coinvolgimento del pubblico, perché in realtà è uno spettacolo a 360 gradi, sì. Chi andrà a vederlo poi, sì, diciamolo, fino al 18 a Villa Piccolomini, sì, qui a Roma, e interpretazione critica del regista, di questo ne parliamo dopo. Riprendiamo il nostro discorso. Tra l'altro, parlando appunto con i cantanti, ho cercato più volte di tirar fuori loro delle informazioni su quali fossero le tecniche del canto gospel e mi hanno sempre un po' nicchiato, sono stati molto evasivi, mi hanno detto basta avere la fede. Io personalmente non ci credo che basti avere la fede, cioè è una componente fondamentale, ma, no, ma ci vuole la tecnica. E quindi tornando alla regia, le conoscenze tecniche, hai dovuto attingere molto alle tue conoscenze tecniche per superare comunque le difficoltà della messa in scena di Nathan il Saggio? Ma sì, come sempre, nel senso che poi il discorso si conclude, io credo, richiamando il fatto che ogni tecnica presuppone un'arte e ogni arte presuppone delle tecniche. Qui è stata un'impresa abbastanza divertente, anche se complessa, impegnativa, perché avevamo questo spazio di quasi 1000 metri quadri, una serra, una voliera praticamente, un tendone, che non ha nessun ritmo suo come spazio e che quindi abbiamo dovuto ritmare, abbiamo dovuto creare un tempo-ritmo. Questo ha comportato un lavoro di progettazione e quindi anche di poi realizzazione e anche di tenuta per quello che riguarda gli attori, che fanno una fatica, credo, abbastanza importante. Però poi il risultato sembra che ci stia dando la soddisfazione necessaria. Sì, se io ti dicessi che la regia era per certi aspetti in alcuni momenti troppo evidente, lo consideri un complimento o un limite? Non lo so, nel senso che io sono di una scuola che è quella di Orazio Costa, che mi ha insegnato che la regia è qualcosa che deve essere nascosta.
che però anche questo ha qualche problema di presunzione, perché l'ente nascosto è Dio, quindi in qualche misura no, la regia come Deus ex machina di, ecco, forse si rischia di ripetere. L'altra scuola che ho avuto è quella di Ronconi, dove ovviamente la regia è presente come sappiamo. Adesso io non lo so, a parte i padri nobili, io credo che una buona regia sia una regia che riesca a non mettere in imbarazzo gli attori, perché sanno gli attori cosa fare durante il percorso, e che riesca a coinvolgere creativamente il pubblico. Che ne pensi del discorso di educare il pubblico al teatro? Io ritengo che la cosa meravigliosa di questa realtà, che tra l'altro ho avuto modo di conoscere anche personalmente, abbiamo fatto un lavoro qualche anno fa, qualche estate fa, di un mese sui Demoni di Dostoevskij in Puglia, sia appunto la necessità di ribadire che il teatro, per essere vivo, ha bisogno di radici, e quindi il territorio è molto importante. Radicarsi nel territorio è assolutamente indispensabile. Noi ne abbiamo tra l'altro un caso eclatante nella drammaturgia di Edoardo. Edoardo De Filippo, se non avesse Napoli, probabilmente non sarebbe quel grande autore, certo, che passerà sicuramente alla storia del teatro. Detto questo, c'è un educarsi reciproco, nel senso che penso che questo dia la possibilità di raccogliere le reali necessità di un territorio e spingere in avanti quella realtà e insieme crescere. Quindi credo che sia una funzione del teatro quello di educare, ma da tutte e due le parti, nel senso che dove c'è ovviamente una collettività reale che si interroga, se ne esce poi sicuramente arricchiti da tutte e due le parti, sia da parte di chi ha operato nel territorio, sia da parte di chi ne fruisce e lo vive. Certo. Io adesso volevo proporti un'altra classifica che può sembrarti un po', insomma, spiazzante in questo senso, perché passiamo dalla solidarietà operata quotidianamente, come per esempio quella del teatro nelle carceri, agli eventi in nome della solidarietà. Eventi al top, questo è il titolo di questa classifica. Allora, qui abbiamo elencato un po' alcuni, insomma, Cantiamo la vita, Civitas, La fabbrica del sorriso, il Derby del cuore, il Festival internazionale delle abilità differenti, poi ancora Pavarotti and Friends, Star Team for Children, Teleton, insomma, alcuni si conoscono di più, altri di meno. Velocemente, che significato hanno per te questi eventi? Oddio, è imbarazzante, assolutamente nessuno. Non ci credo, non ritengo che abbiano un ruolo utile, credo che sia soltanto un'occasione in più di oleare questa macchina che pensa più alla facciata che alla consistenza. Dopodiché bisognerebbe avere un controllo su ciò che succede, cosa che noi non abbiamo, quindi di conseguenza sospendo, certo, il giudizio, però vabbè, sinceramente non mi coinvolgo. No, io tirerei fuori da questo discorso, semplicemente perché lo conosco direttamente, il Festival internazionale delle abilità differenti, dove infatti si fa teatro con appunto i diversamente abili. Torniamo a Nathan il Saggio invece, torniamo per un'altra breve sequenza che si apre con una domanda cruciale che a mio parere attraversa tutto il testo, tutto il dramma: qual è la vera fede? Sentiamo. La domanda che ti pongo è: qual è la vera fede? Manifestazione ultima della parola di Dio per tutti gli uomini, tutte le donne. Continua. Maometto si è sempre venerato il suo nome. Ha detto: le differenze di opinione nella mia comunità sono un segno della generosità di Dio. Ci sono 124.000 profeti. Dio ha mandato a tutti popoli della terra, i suoi messaggeri. Allora,
Allora, questa sirena inquietante che abbiamo sentito, abbiamo pochissimi secondi per chiudere, questa sirena inquietante chiudeva anche lo spettacolo, faceva risvegliare Reca, uno dei personaggi, dal sogno, quasi a dire è stato tutto un sogno, il dialogo, il tentativo di dialogo, la realtà è molto più allarmante? No, era il tentativo di appunto esercitare quello spirito critico della regia che ha riletto il Nathan il Saggio all'interno di quella che è stata l'esperienza della Repubblica di Weimar, che quindi di lì a poco si è risvegliata con il rumore dei carri armati. E però nello stesso tempo però nello spettacolo c'è questa prosecuzione di Nathan che va verso un futuro e che va verso qualche cosa di positivo, per cui è un canone sospeso. In realtà la risposta voleva essere semplicemente quello di rimettere tutto alle azioni. Ti devo interrompere, come saluterebbe Nathan il Saggio? Nathan il Saggio saluterebbe tutti dicendo che ogni elemento umano fa parte di se stesso e quindi bisognerebbe avere il coraggio di portarne il carico. E io molto più modestamente, unitamente alla redazione dal Top, vi auguro buon Natale, buon anno, buona Epifania, vi do appuntamento all'anno prossimo, a giovedì 8 gennaio 2004.